match combattuto, botte da fondo campo. E questo dovrebbe questo essere. Questo è il match point. Questo è il match point. Sì. Ed ecco, insomma, il momento più bello della carriera di questa ragazza. La tua avversaria che getta la racchetta in maniera poco carina, tu che scagli una palla come si fa sui campi centrali di tutto il mondo, in realtà il campo era il numero 5. Il numero 5, ma per me era un centrale. I miei hanno costruito questo circolo nell'83, che io avevo un anno, quindi abitando qui era quasi impossibile non iniziare a giocare a tennis, diciamo. Era scritto quasi. E il primo mio avversario, diciamo, è stato il muro, perché infatti avevo iniziato, ho iniziato col muro. Quando poi la primavera metto i fiori sul balcone di casa mia, metto sempre gli stessi colori dei fiori di Wimbledon, perché è comunque un ricordo bellissimo che ho di quel momento. Nom, Nathalie. Prénom, Viérin. Numéro 103 dans le monde en 2006. Mère de deux enfants, André et Claire, en 2014. Mariée à Marco, joueuse de tennis professionnelle. Actuellement, entraîneuse et Madame Suzanne. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open. Actuellement, Tennis Squash, SAR. Nathalie Viérin a été prédestinée. La plus grande championne de l'histoire du tennis valdôtain est devenue une joueuse professionnelle, mais aurait pu devenir une professionnelle dans tous les sports. Elle avait les stigmates d'une championne. C'était une sportive née. Se non faceva tennis, poteva benissimo sciare, fare sci di discesa, che secondo me riusciva a fare bene tutto, perché aveva proprio una grinta agonistica notevole. La tête, c'est un élément déterminant dans le succès d'un sportif autant que le physique. Si dans l'ADN du champion de race il y a la tête, elle doit être au même niveau. Fin da piccola ho dimostrato di avere un carattere fortissimo. Mia nonna mi diceva sempre che ero come Penelope, che tessevo e poi scucivo, facevo tutto io praticamente. E tante partite, infatti, solo per colpa mia, poi le ho perse, partite quasi vinte, poi perse. Infatti era il mio punto di forza, il mio punto debole, perché comunque avevo tanta grinta e che poi però si trasformava e magari diventava una cosa negativa per me. Le physique. Elle l'avait et comment? Grande, forte. Elle avait la combinaison gagnante pour un sportif explosif. La cosa basilare in tutti gli sport è essere prima di tutto atleti. Perché se non sei atleta puoi andare a fare tutti gli sport che vuoi, non c'è, devi essere portato. Avant de prendre en main la raquette, Nathalie Viérin revêt le tutu de la danse. Sa mère, Angela, aime la danse et aussi le patinage artistique. Da piccolina l'ho iscritta danza classica perché, essendo una bambina, ecco, mi sarebbe piaciuto fargli fare questo corso, imparare a ballare, a fare la ballerina, perché io ero fissata con il ballo. Ecco. Neanche un paio di lezioni, ho comprato tutto, scarpette, tutto, neanche un paio di lezioni lei non ha più voluto sapere. Mi ha detto, mamma, no, voglio andare a ballare. Lei amava proprio la competizione, perché quando arrivavano le giostre ad Aosta, lei voleva sempre andare su qualcosa dove poteva vincere, perciò aveva già proprio la competizione dentro. Avec un tel mordant, son destin est scellé. Nathalie Viérin doit vaincre ses adversaires. Lei prendeva la racchetta, aveva sempre voglia di colpire la palla.
sempre, cioè, e poi era la grinta soprattutto, la cattiveria che lei aveva nel farlo, proprio voleva vincere, voleva fare il colpo bello. Elle a tout ce qu'il faut pour y réussir. Les terrains sur lesquels s'entraîner et une famille qui la soutient à fond, mais sans être envahissante. Cela ne suffit pas. 20 anni fa, in Val d'Aosta non c'era niente. Cioè, eravamo proprio a livello, si piace dirlo, ma eravamo proprio a livello bassissimo. Allora praticamente i ragazzi erano obbligati ad andare altrove. Perché noi appena ai tempi, appena andavamo in Piemonte, non eravamo nessuno, cioè tornavamo a casa con, si dice, con la bicicletta, cioè 6-0, 6-0 tornavamo a casa. Poi io come circolo ho fatto arrivare dei maestri da fuori, ho preso dei maestri che avevano un po' di esperienza a livello agonistico. Nathalie grandit vite e devient l'une des 5 premières tenniswomen d'Italie. La Fédération italienne de tennis la remarque et lui donne un coup de main. A 7 anni ero comunque una delle, ero la più brava in Val d'Aosta e non avendo la possibilità di confrontarmi con altre ragazzine della mia età, purtroppo, ho dovuto iniziare a girare, quindi almeno 2 volte a settimana mi portavano a Torino e mi allenavo lì, facevo parte del settore giovanile. E quindi andavo 2 volte a settimana ad allenarmi lì, facevamo sia tennis che atletica e quindi già i miei genitori lì hanno iniziato a fare un po' di sacrifici già quando ero piccola. A 11 ans, elle se transfère à Finale Ligure en Ligurie. Siamo andati al mare a Finale Ligure perché i miei genitori avevano visto sul giornale del tennis italiano che c'era questo maestro bravo che ai tempi allenava la Canepa e la Casoni, che erano le più forti giocatrici italiane del momento. Allora io sono andata lì, mi sono trovata bene e poi così hanno trovato l'accordo con i miei genitori e io mi sarei trasferita a Finale Ligure e così è stato. Ho passato il primo anno, ho fatto la prima media lì a Finale Ligure e il pomeriggio mi allenavo, facevo tennis atletica con questo maestro. Ed è andata avanti tutto l'anno. E dopodiché abbiamo portato qua il maestro. Io sono tornata a casa, anche perché l'assurdo è avere un circolo di tennis e doversi andare ad allenare fuori. Ed è sempre stato purtroppo così, perché o mancavano i maestri o, come tuttora, mancano comunque i giocatori con cui confrontarti del tuo livello. Quelques années plus tard, un autre maître ligouré arrive en Valle d'Aoste. Il s'appelle Marco Girardini. 2 ans d'entraînement et le problème du niveau des joueurs auxquels se confronter se pose à nouveau. 15 anni mi sono di nuovo trasferita a Grosseto, dove c'era un centro per diventare professionista, un centro specializzato con un maestro argentino, Sergio Funes. Che era un maestro che appunto aveva già avuto esperienza nell'ambito professionale con giocatori di alto livello e quindi i miei genitori hanno deciso di, cioè con me abbiamo deciso tutti insieme di provare ad andare lì. E lì c'è stato effettivamente un gran miglioramento da parte mia perché sono passata da allenarmi comunque una volta al giorno, ad allenarmi tutto il giorno, perché lì facevo scuola privatista e quindi andavo a scuola la sera e il giorno avevo tutto il tempo per allenarmi. Quindi facevamo 2 sedute di tennis, 2 sedute di atletica al giorno. Au championnat italien under 16, Nathalie arrive en finale. Face à elle se trouve une fille du sud, un talent. Elle s'appelle Flavia Pennetta. Vierin perd la rencontre, mais c'est à partir de ce match que va commencer son parcours dans le monde des grands tournois, avec des prize pools importants. Ho iniziato poi l'attività con i $10,000, e poi pian piano sempre tornei più grossi. Ho preso la classifica mondiale quegli anni lì e ho iniziato così.
ce sont des années difficiles, caractérisées par des sacrifices et des renoncements, avec en tête de faire le mieux possible. Io non ho mai patito la lontananza anche dai miei genitori, perché comunque sapevo che non è che sparivano per sempre, qualsiasi momento loro prendevano la macchina e venivano a trovarmi. Però quando è nato mio fratello, quella cosa lì mi ha proprio pesato tanto, perché non potevo starci insieme, non potevo giocarci, mi sono persa tante cose di mio fratello. Però io ero lì per un obiettivo e quindi... E quindi quello era più forte di tutto il resto. Era più forte di tutto il resto, di qualsiasi cosa, perché io sapevo che per diventare forte dovevo fare quello, dovevo rinunciare a tutto o quasi. En 1998, Nathalie Virin devient joueuse professionnelle. En 2000, elle remporte son premier tournoi ITF à Deauville. En 2001, elle monte encore en grade et remporte son premier tournoi à 25 000 $ à Juarez. En fin d'année, elle est numéro 165 dans le monde. Elle retourne à Sarre, où elle reste 2 ans, puis repart. Lì ho detto, adesso voglio provare a veramente dare il massimo. Sono andata ad allenarmi con Barbara Rossi a Milano, che era una che ha allenato la Pennetta, la Schiavone, quindi aveva avuto tanta esperienza con giocatrici di un certo livello. E lì mi sono trovata bene e lei mi ha fatto capire che cosa voleva dire essere professionista. En 2005 commence la période la meilleure. Nathalie sait que c'est le moment de se donner à fond. Gli allenamenti durissimi con il cardiofrequenzimetro, da raggiungere la soglia, poi scendere giù di più di un'ora di corsa a ritmi devastanti. Però mi ricordo che quel periodo lì ero forte di testa perché volevo arrivarci ed è stato poi l'anno che sono arrivata a essere 103 del mondo, e perché proprio so che è stato grazie anche a quello, perché i sacrifici vanno, è giusto che vadano ricompensati ed è così che funziona, perché non esiste che per grazia divina uno arriva a essere 103 del mondo o qualsiasi altro numero. Elle arrache le premier 50 000 $ de sa carrière à Martina Franca sur terre battue et rejoint les quarts de finale à Palerme dans un tournoi WTA. En mai 2006, elle est numéro 103. C'est l'année de grâce. Elle entre de droit au tableau principal des tournois du Grand Chelem. Primo tabellone è stato Roland Garros, dove anche lì, ritornando alla testa di cavolo che avevo, ho giocato contro la Müller al primo turno, che era 22 del mondo. Avevo vinto il primo set, stavo vincendo il secondo e ho iniziato ad avere i crampi. Ma quelli sono stati crampi di tensione, perché comunque Roland Garros si gioca a maggio in Francia, che fa freddo, cioè non fa caldo, quindi non erano crampi da disidratazione o cose del genere, sono proprio stati crampi da tensione, da paura di vincere. Moins d'un mois passe et Virin est de nouveau en piste. Elle joue dans le temple du tennis, Wimbledon. Quando entri a Wimbledon è una cosa, un'emozione fortissima, è stato il torneo che più mi ha emozionato, perché comunque ho sempre giocato le qualificazioni gli anni prima, ma le qualificazioni si giocano in un altro circolo, perché l'erba sennò sarebbe, già quando vedi il torneo in televisione che vedi la finale, l'erba praticamente non c'è più, figurati se dovessero fare anche le qualificazioni. La partita invece la ricordo un po' diversamente, perché ho beccato subito duro anche lì. Ho giocato contro la Lina, che gioca, a parte che è forte, e quindi poi sull'erba giocava ancora meglio. E è stata una partita a senso unico, infatti sono uscita dal campo non arrabbiata o delusa, perché comunque la mia avversaria era nettamente più forte su quei campi lì. Però mi sono tolta lo sfizio di fare un serve and volley, perché io da tennista puramente fondo campista ho detto, cavolo, sono a Wimbledon, almeno una battuta di discesa a rete la devo fare. Per un tennista penso che sia il torneo più bello, più emozionante, perché comunque non è tennis, è un'altra cosa, è un
Poi una cosa che mi aveva sconvolto di Wimbledon, il riscaldamento che facevano i raccattapalle prima delle partite. Un'ora di riscaldamento, si scaldavano più dei tennisti. En 2007, Nathalie Vierin devient une joueuse médiatique. Elle s'est à peine arrêtée 7 mois pour une rupture de stress au pied et finit sur les premières pages de tous les quotidiens. Et pas seulement ceux sportifs. Son histoire fait du bruit. Avevo preso lo special ranking e sapevo che dopo Roma mi scadevano tutti i punti. Perciò io se a Roma non facevo qualcosa di buono, andavo da 170 che ero, sarei precipitata intorno alla 300esima posizione. E quell'anno lì a Roma sono stata fortunata. Uno dei tornei più importanti dopo i grandi slam. E quindi è difficile che le giocatrici non si presentino, anche perché se non si presentano hanno delle multe stratosferiche. Quindi io comunque sono andata a firmare, tanto stavo lì ancora un paio di giorni a Roma, allora ho firmato sia il lunedì che il martedì. E il martedì quando ho firmato poi sono partita. Tornata su e la sera ero già di nuovo pronta per il torneo dopo, quindi ero in palestra che mi facevo i miei pesi e tutto. Quando ad un certo punto mi chiama mia madre e mi fa: vieni su che papà ti deve dire una cosa. Allora io vado su e gli dico: ma che c'è? Guarda che... perché mio padre si era rotto il tendine d'Achille, quindi stava tutto il giorno davanti alla televisione perché non poteva fare altro. E fa: guarda che ho sentito alla televisione che manca la Vaidisova forse. Ho detto: vabbè, vediamo. Allora ho telefonato alla referee giù a Roma. Quando ho telefonato la referee mi ha detto che sapeva che qualcuno era partita e che se nessuno firmava entro mercoledì a mezzogiorno, se io andavo e firmavo io potevo prendere il posto di sta qua, se effettivamente non c'era. Partiti in piena notte. Per fortuna non è arrivata nessun'altra a firmare e poi io ho iniziato la partita. A mezzogiorno e mezzo ho iniziato la partita e ho giocato contro la Gallina Voskoboeva e anche lì quella è stata proprio una partita di nervi, perché comunque sapevo di aver avuto un'occasione. Au cours du match, la joueuse met en pratique une tactique étudiée avec son frère. Con mio fratello Mathieu c'eravamo scherzando, avevamo trovato questa tattica del morto, no? Che era praticamente fingere di essere morti, stanchissimi, e per proprio lasciare andare il braccio, per rilassare sto braccio e senza troppi pensieri, perché poi alla fine la tensione è la cosa peggiore in quei momenti. E allora mi ricordo che sul 4 pari del terzo ho pensato a Mathieu e ho detto: dai, facciamo sta tattica del morto. E allora mi sono proprio rilassata e è andata alla grande. Nathalie Vierin gagne e devient la reine du tournoi. Mi sono sentita come in un film, perché vinta quella partita mi sono ritrovata in una stanza con non so se c'erano 100 giornalisti che mi facevano le domande proprio nel tavolino, come quando vedi Valentino Rossi che fa il motomondiale, no? E tutti che mi facevano queste foto, allora ho detto: porca miseria, ho fatto proprio qualcosa di grande. E tra l'altro ero rimasta l'unica italiana ancora in gioco. E quindi tutti i giornali parlavano di me, un po' di pressione ce l'ho avuta, però è stata una bellissima pressione. Poi ho avuto la possibilità di confrontarmi con la Medina Garrigues e lì sono scesa sul campo centrale ed è stato emozionante da matti. Infatti ho cercato tutto il tempo di tenere lo sguardo basso, perché sapevo che se guardavo in giro era la fine per l'emozione, no? Invece ho cercato di fare la mia partita al massimo di quello che potevo fare, comunque con una giocatrice forte, una giocatrice terraiola, perché è una spagnola proprio doc, quindi è stata una partita intensa, ma poi alla fine l'ha vinta lei. Quindi io sono uscita comunque vincitrice
dal mio punto di vista, cioè quel torneo per me è stato veramente come risorgere, perché io dovevo andare oltre la 300ª posizione, invece grazie a quei punti che ho preso sono riuscita a rimanere intorno alla 170ª posizione. En 2008 et 2009, Nathalie Vierin n'est plus en mesure d'atteindre le niveau de jeu des années précédentes. Elle a des problèmes de dos qui affectent ses performances. Sa carrière est en phase de déclin. Elle en est consciente et prend une décision importante. Aller seule au tournoi, sans maman ou son entraîneur derrière. Mia madre è la persona che più mi conosce, poi ha girato tantissimo con me nei tornei e ne ha viste di tutti i colori, povera lei. E quindi un giorno mi ha fatto questo libricino da tenere sempre con me, anche perché gli ultimi anni, da quando ero stata infortunata, poi avevo deciso di viaggiare da sola, perché comunque sapevo che non ero più la Nathalie di una volta e quindi era anche inutile portare la mamma o il maestro, raddoppiare le spese e tutto. Avevo deciso che comunque quello che guadagnavo me lo tenevo e basta, perché sapevo che non potevo più fare tanto. En 2010, elle fait d'autres choix et la famille devient plus importante que le tennis. Ho giocato bene per quello che potevo fare. Ho fatto gli ultimi tornei del Grande Slam, però già con una testa diversa. Infatti l'ultimo anno che ho fatto gli US Open ho fatto più, cioè ero più tranquilla, era un'altra cosa. Elle décide d'arrêter le tennis. È stato difficile, difficilissimo, perché comunque avendo fatto solo quello da quando ero piccola, la mia testa non riusciva a pensare a qualcos'altro. Dicevo, ma se non gioco più a tennis che cavolo faccio? Io ho fatto sempre solo quello. E poi per fortuna sono diventata mamma. No, vabbè, io ho sempre detto che dopo la mia carriera da tennista volevo fare la mamma. E ho trovato la persona giusta e abbiamo deciso di mettere su famiglia. Qu'est-ce qu'il manquait à Nathalie Vierin pour devenir une championne de ce sport? Forse avrei dovuto avere un po' più di fortuna da una parte, per questi infortuni che ho avuto proprio nell'anno in cui stavo salendo, che mi hanno fermata. E poi la testa, se avessi avuto magari un'altra testa sarei riuscita a far di più. Il n'y a pas de secret. Pour vaincre, il faut jouer chaque point comme si c'était le dernier. Il tennis è uno sport, purtroppo, anche quando adesso guardo i tornei alla televisione, è proprio un attimo che gira e quindi devi cercare di stare lì e fare tutti i punti come se fosse l'ultimo, proprio non pensare a quanto sei, giocare sempre al massimo, quasi delle volte io addirittura pensavo dentro di me di essere sotto nel punteggio, perché quando ero sotto giocavo meglio, perché reagivo e quindi cercavo di ingannare la mia mente con il punteggio a mio sfavore, no? E in questa maniera qui ero più attenta. Però io ho sempre patito troppo le sconfitte. Troppo, e quello è stato un mio punto debole, un mio punto, cioè una cosa brutta. Aujourd'hui, Nathalie a deux enfants et aucun des deux évidemment ne jouera au tennis. Voici la petite histoire. Mia madre, appena nato mio figlio, mi fa: "Mi raccomando", perché lei ha tre figli e tutti e tre abbiamo giocato a tennis. Chi più chi meno, eh? E allora, mi raccomando, questo qua non lo facciamo giocare a tennis, mi raccomando, ok. Primo regalo che gli fa, una racchettina. Gli ho detto, mamma, ma sei coerente proprio a zero. Essere mamma è una cosa bellissima, è un'emozione, è il torneo più bello che ho vinto, eh.